l'idea nasce qualche anno fa con la sperimentazione di felpe, maglie e polo che ho realizzato con il marchio Informale, un marchio che mi appartiene, e quindi adesso con On the Fuller appunto stiamo, diciamo che siamo arrivati a un'evoluzione di questo progetto e stiamo cercando appunto di vedere la commercializzazione e vedere in pratica come funziona, come va, e se comunque un modo per attivarsi anche a livello territoriale, per non restare fermi anchilosati solo semplicemente sulla tela. Quindi la mia professione mi permette di spaziare a 360 gradi e siamo giunti appunto a quest'ultima evoluzione. Vedremo quello che accade. Una volta fu fatta nel 2008 al Museo Michetti in occasione di una mia personale, poi si è ripetuta in altre situazioni fino ad approdare ultimamente lo scorso mese nella rivista Playboy, che è uscita in Bulgaria e per tutta l'Unione Sovietica. C'è in progetto un'ulteriore performance con Playboy, con un'importante casa italiana che si occupa di design, e con un testimonial forte a livello mondiale, e ovviamente tutto in cantiere, tutto in fase di realizzazione, con la speranza che tutto ciò si realizzi. Forse non te lo dico.